Golfo e Terre dei Poeti per un turismo internazionale di qualità, presentata oggi alla BIT di Milano la nuova Destination Management Organization. Celebrata anche alla Spezia la giornata del ricordo, studenti in sala Dante per conoscere l'orrore delle foibe. Guarire nel corpo e nell'anima nel giorno della Madonna di Lourdes, il messaggio del Vescovo ai malati. Europe Direct al via un ciclo di concerti per celebrare i valori della cultura europea. Spezia con la testa già al Novara dell'ex tecnico Mimmo Di Carlo, forte, orgoglioso di far parte di questo gruppo. Buonasera, benvenuti a questa edizione del TLS Giornale che apriamo con il nostro golfo, il Golfo dei Poeti, insieme al suo comprensorio, perché diventa una destinazione turistica da proporre al turismo internazionale che guarda alla qualità. È stata presentata infatti stamani alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, la nuova Destination Management Organization, DMO, Golfo e Terre dei Poeti. Laura Ivani con le immagini di Daniele Rabuazzo. Golfo e Terre dei Poeti come nuova destinazione per la Liguria è stata presentata questa mattina presso lo stand della Regione Liguria, la prima DMO della Liguria, è una DMO tutta spezzina composta dai territori del comune della Spezia ma anche di Lerici, di Porto Venere, di Ameglia e di Riccò del Golfo. È un soggetto che dovrà mettere assieme in qualche maniera e organizzare la frammentazione dei nostri territori, di quello che sono gli operatori per creare una proposta turistica e con questa andare sul mercato per tentare di incrementare sia la visibilità come anche la notorietà di questa destinazione. Una porzione di territorio per secoli frequentata e cantata da poeti e intellettuali, da Dante a Giudici, sino ad oggi considerata porta delle Cinque Terre e che oggi crede nel proprio potere di attrazione. Un confronto che guarda non più solo alla città ma al Golfo, che da Punta Bianca e quindi dal comune di Ameglia fino a Porto Venere passando per Lerici. È un lavoro che abbiamo portato avanti in 3 mesi, siamo arrivati in fondo alla progettazione perché dalle idee si sa bisogna passare ai progetti, ma io credo nei prossimi 3-4 mesi si dovrà arrivare invece alla costituzione vera e propria del DMO. 1 milione di euro raccolti dai comuni entro un anno con la tassa di soggiorno saranno poi investiti in azioni che implementeranno i servizi in accordo con gli operatori del territorio. Alla presentazione era presente anche il sindaco della Spezia per Luigi Peracchini e l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino. Abbiamo detto che viviamo in un posto bellissimo, uno dei più bei posti al mondo, dove la natura, la storia, la cultura, lo sport possono essere degli elementi per attrarre turisti da tutto il mondo. È chiaro che bisogna far conoscere però in tutto il mondo le nostre bellezze. Assessore, presentata la prima DMO per la Regione Liguria, lei ha detto una cosa importante, il turismo in Liguria deve badare sempre di più alla qualità. Su questo stiamo lavorando noi come Regione Liguria, l'abbiamo fatto con i bandi per il turismo che servono appunto a migliorare la qualità delle strutture ricettive all'aria aperta e quelle classiche, lo faremo anche come promozione del brand di Liguria, lo faranno sui territori le DMO come quella di Spezia, che è la prima di Spezia dello Spezzino, che è la prima che è nata con grande vantaggio sugli altri. Per questo mi complimento ancora con il sindaco Peracchini e con l'assessore Asti. E abbiamo visitato lo stand della Regione Liguria con i tanti operatori, spezzini e non, che fino a domani saranno presenti in fiera. Grande interesse dei clienti per le Cinque Terre, ma anche per il Golfo Spezzino e la Palmaria. Sotto l'hashtag La Mia Liguria, lo stand della Regione dove sono presenti circa 20 di operatori turistici dello Spezzino. Ne abbiamo sentiti alcuni per capire le prime impressioni di questa fiera tutta dedicata al turismo qui a Milano e naturalmente per capire come andrà poi la prossima stagione. Quali sono le richieste che sono arrivate di più? Le richieste che sono arrivate da parte dei buyers è stato grande interesse per le Cinque Terre, grande interesse in crescita per il Golfo dei Poeti, quindi le nostre, la Spezia, Porto Venere, Lerici, quindi come visitare anche il Golfo dei Poeti, quindi non solo soggiorno ma anche tutti i servizi intorno al soggiorno per visitare il nostro territorio. Noi abbiamo tantissime richieste per le Cinque Terre, però devo dire che ultimamente abbiamo proprio anche richieste per chi desidera fare delle gite un po' più brevi, quindi non occupare tutta la giornata, fare proprio il discorso del Golfo, la Spezia, Porto Venere
e Isola Palmaria o Giro delle Isole. Nel territorio spessino io rappresento circa 20 aziende di NCC. 20 aziende di NCC vogliono dire una quarantina, 50 automezzi con una settantina di dipendenti, quindi siamo un'entità importante in questo territorio. Specialmente adesso che sembra che il turismo, sembra, è ovvio che il turismo è parte fondamentale dello sviluppo del territorio e quindi dobbiamo incrementarlo. Incrementarlo come? Con la qualità. Si preannuncia un ennesimo anno importante, un ennesimo anno record, già i dati di previsione per quanto riguarda la bassa stagione sono confortanti, sono in aumento rispetto all'anno scorso, di conseguenza si presume che anche poi la media e l'alta stagione possano andare ancora meglio dell'anno scorso. Tanti gli operatori presenti qui alla BIT, la fiera di Milano, ma abbiamo trovato anche alcune curiosità, andiamo a vederle. Giardini storici della Liguria, raccontiamoli, quali sono le richieste poi dei turisti, degli operatori? Beh, allora, prima di tutto c'è la richiesta di un'esperienza, quindi la possibilità di vedere delle opere d'arte. In questo caso sono opere d'arte naturali, perché noi abbiamo collezioni botaniche importanti in tutta Italia, di ortensie, camelie, glicini, agapanti, in giardini storici, quindi vincolati dalla soprintendenza. Quindi sono proprio un prodotto culturale di alto livello e che i turisti, diciamo soprattutto quelli esteri, chiedono sempre di più perché vogliono vedere la Liguria da un altro punto di vista, quindi poi vogliono unire a questo anche ovviamente le degustazioni dei prodotti tipici che fanno in questi bellissimi giardini. BIT, occasione insostituibile per incontrare i buyers e per gli operatori, anche molti buyers dall'estero. Quello territorio piace molto ai nostri clienti perché è tra mare e montagna e questo piace molto. E anche i paesini sono molto belli e conosciuti ora in Francia. Tutte le persone vogliono venire nelle Cinque Terre. E la cronaca deve registrare l'ennesimo investimento. Alle 6.15 circa di stamani un 79enne spezzino investito da un'auto in via Sarzana in località Termo alla Spezia. Sul posto la pubblica assistenza di Vezzano Ligure. Il paziente che ha riportato un trauma contusivo alla gamba con sospetto trauma cranico è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Importanti novità nella vicenda Coop Service. Nell'incontro di venerdì scorso le parti sembrano aver raggiunto un punto d'accordo. L'ultima parola ora però spetta ai lavoratori. Maria Cristina Sabatini e Davide Morina. Importanti passi avanti nella vicenda Coop Service. Di cosa avete parlato? Cosa è accaduto venerdì scorso? Venerdì scorso abbiamo avuto un incontro con la cooperativa, con Coop Service, che ci ha proposto una soluzione per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale, un incontro che riteniamo positivo poiché va incontro e recepisce le nostre richieste, quindi inquadramento a livello C2 del contratto delle cooperative sociali per quanto riguarda gli operatori OS, con passaggio quindi dal contratto di inquadramento attuale che è il contratto delle pulizie. Viene riconosciuta oltretutto tutta l'anzianità maturata, mantenendo sia l'anzianità che deriva dal contratto dei multiservizi, ma anche l'inquadramento contrattuale a livello C2 più tutti gli scatti maturati rispetto all'anzianità svolta dal lavoratore in maniera continuativa. Come è andato quindi l'incontro? Come viene valutato in maniera positiva? Sicuramente le segreterie lo valutano in maniera positiva. È chiaro che per quanto riguarda poi la stesura definitiva, quindi l'accordo definitivo, noi dovremmo passare attraverso un'assemblea dei lavoratori, è previsto che almeno i 2/3 aderiscano a questo accordo, dopodiché faremo anche un referendum per far sì che appunto anche i lavoratori suggellino l'accordo in maniera completa. Quali saranno adesso i prossimi passi da fare? Beh, innanzitutto venerdì prossimo ci sarà un incontro tra la direzione di Coop Service e le nostre delegate sindacali per entrare poi nel merito della nuova organizzazione del lavoro, in quanto il cambio di contratto prevede una diversa turnazione, infatti si passa da 5 giornate di lavoro e 2 di riposo a 6 giornate di lavoro ed 1 di riposo. Noi ovviamente già dai segnali che abbiamo ricevuto saremo intenzionati a chiedere il mantenimento dell'attuale turnazione a 5+2, vediamo nel proseguo del confronto con l'azienda come si sviluppa questa trattativa. Il 19 abbiamo un'assemblea con tutto il personale al quale sottoporremo i contenuti
di quanto abbiamo discusso con Coop Service venerdì scorso. Domani saremo auditi dalla conferenza dei capigruppo in consiglio regionale alla presenza dell'assessore Viale, con la quale faremo il punto sulla situazione dell'appalto, ma la quale chiederemo anche, visto che comunque questo è un appalto ponte che dovrebbe terminare a settembre, si sta già lavorando ad una nuova gara, chiederemo che le risorse che vengano messe in questi tipi di servizio non siano in costante diminuzione come è avvenuto finora, ma comunque che ci siano maggiori risorse, perché non è più accettabile che questo tipo di servizio, che ha delle pesanti ricadute sui cittadini, continui ad essere sottoposta a delle diminuzioni di importi finanziari. Dimenticati dalle istituzioni, sindacati e parlamentari, 149 lavoratori gettati sul lastrico dal 2013, impiegati nei cantieri scuola lavoro della provincia della Spezia, annunciano: noi il 4 marzo non votiamo. Per l'avviamento e il mantenimento al lavoro delle 149 unità sono stati spesi più di 2 milioni di euro di fondi regionali. La situazione delle famiglie di questi lavoratori è drammatica. Serve subito un rifinanziamento del progetto per dare uno sbocco lavorativo stabile. Chiediamo che qualcuno ci contatti subito per aprire un tavolo di confronto con le istituzioni, in primis la Regione Liguria. E con un consiglio comunale straordinario in Sala Dante, la Spezia ha voluto ricordare i martiri delle foibe e le centinaia di migliaia di esuli da quella terra che dopo secoli di storia non era più Italia. Al centro della celebrazione Lino Vivoda, scrittore esule che ha raccontato la sua storia. Raffaele Maulella. Come ogni anno il Consiglio Comunale ha celebrato con una seduta straordinaria il giorno del ricordo, rispondendo in modo adeguato a un dovere istituzionale, civile e morale, quello di onorare la memoria di una comunità di nostri connazionali che ha sofferto una triplice persecuzione: la barbarie dei massacri, il dolore di un esodo forzato e la vergogna del silenzio, un silenzio che per troppi anni ha coperto la loro vicenda facendone una tragedia non riconosciuta. Oggi possiamo dire che gli esuli hanno vinto la loro ultima battaglia, la battaglia contro l'estremo nemico che era appunto la reticenza, l'omissione, l'oblio, e l'Italia ha riconosciuto ufficialmente la loro storia e la riconosce come parte integrante di quegli accadimenti storici a cui guardare, su cui riflettere, per provare a costruire insieme una società migliore nella quale ogni uomo veda rispettato la propria dignità, l'inviolabilità della propria persona e dei propri affetti e la sua legittima speranza, il suo diritto di vivere e di progettare il proprio futuro sotto il segno della pace, della fratellanza. Io avevo 9 anni quando è cominciata la guerra, quindi l'ho vissuta tutta in Istria, rastrellamenti tedeschi, gli infoibamenti dei partigiani, poi l'esodo con un gruppo di 600 di Pola che siamo venuti qua e siamo alloggiati alla caserma Ugo Botti. E poi sono andato via di qua nel 63, che ho vinto il concorso a Imperia. Quindi io la guerra l'ho vissuta tutta ed è una cosa bruttissima. E ringraziamo l'Europa non perché ci dice quali fagiolini bisogna prendere o pomodori, ma perché ha levato i confini e noi abbiamo potuto, come esuli, ritornare in Istria per la prima volta come gruppo del comune di Pola in esilio. Quindi questa è la parte dell'Europa che ci piace.
Ieri pomeriggio nella parrocchia di San Pietro Apostolo a Mazzetta la celebrazione della giornata del malato in concomitanza con la festa della Madonna di Lourdes è stata l'occasione per il Vescovo diocesano di porre l'accento sulla guarigione non solo del corpo ma anche dell'anima. E proprio ieri a Lourdes è stato riconosciuto il 70° miracolo, la guarigione nel 2008 di una religiosa francese di 69 anni affetta da una grave forma di invalidità, Suor Bernadette, venuta dopo un pellegrinaggio al santuario. Anche quest'anno ci ritroviamo insieme per celebrare questa particolare giornata. È una giornata che ci vede tutti accomunati, perché è vero, è la giornata che in modo particolare è dedicata al malato, ma noi sappiamo che il malato non è mai staccato da una comunità. Fa parte di una famiglia, ha delle relazioni, in ogni caso fa parte di una comunità più grande, certamente ci coinvolge, ci interpella. E allora questa dimensione è una dimensione che realmente avvolge ognuno di noi. Senza contare poi che le malattie possono essere quelle del corpo, gravose, a volte pesanti, ma esistono anche le malattie dello spirito ed esistono anche le malattie dell'anima. E allora così estesa, veramente la giornata diventa una giornata che coinvolge veramente tutti. Lasciamo allora che sia la parola di Dio a venirci incontro. Quello che avviene nel Vangelo è qualcosa di veramente sconvolgente. A noi forse risuona, certo, nella potenza del miracolo, ma non nella forza del gesto, perché per noi siamo abituati a pensare che il malato debba essere non solo accudito, ma toccato, dobbiamo stargli vicino, non deve essere emarginato. Quello che invece avviene qui nel Vangelo è qualcosa di sconvolgente, perché il lebbroso va da Gesù, l'abbiamo sentito. E correttamente non tocca Gesù. Il passo sconvolgente è che è Gesù che va a toccare il lebbroso, ma addirittura si capovolgono le cose. È Gesù che rende puro il lebbroso, è Gesù che risana il lebbroso. Perché ogni membro della Chiesa viva con amore la vocazione al servizio della vita e della salute. La Vergine Maria interceda per questa 26esima giornata mondiale del malato, aiuti le persone ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con il Signore e sostenga coloro che di essi si prendono cura. Oggi una delegazione del Comitato Fossi Termi è stata ricevuta dal comandante provinciale della Guardia di Finanza della Spezia, colonnello Massimo Benassi. Il Comitato, ritenuta l'importanza della collaborazione con le forze dell'ordine per un'azione più incisiva volta al controllo del territorio, ha esposto i problemi del quartiere suggerendo eventuali soluzioni. Si terrà nei primi giorni di marzo presso i locali della Confartigianato in via Fontevivo alla Spezia un nuovo corso di formazione di 8 ore sul corretto uso del cronotachigrafo rivolto alle aziende dell'autotrasporto. L'attestato di frequenza al corso permetterà alle imprese di non essere sanzionate nel caso in cui un loro autista violi la normativa sui tempi di guida e di riposo. Un ciclo di concerti dedicati ad alcuni temi tra i più importanti della cultura europea, questo l'obiettivo di Europa e Musica, progetto organizzato dallo Europe Direct della provincia della Spezia in collaborazione con il Conservatorio Giacomo Puccini, inaugurato sabato scorso. Maria Cristina Sabatini e Davide Morina. La musica, linguaggio universale, strumento capace di emozionare e far riflettere, e l'Europa, eterogeneo patrimonio di culture in cui si ritrovano le radici del nostro passato e le basi del nostro futuro, e allo stesso tempo spazio comune di valori universali e diritti fondamentali per costruire una società aperta e democratica.
Europa e musica si incontrano grazie al progetto Europe Direct della provincia della Spezia al Conservatorio Giacomo Puccini, un ciclo di 5 concerti dove vibrazioni e note proveranno a raccontare l'Europa, il suo patrimonio culturale, l'importanza della parità di genere, la diversità, l'identità e i destini comuni dei paesi europei e l'Europa unita. Sabato scorso il primo appuntamento nella Sala del Consiglio della provincia, dove le fisarmoniche del Conservatorio Puccini si sono esibite per festeggiare la proclamazione del 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Cultura quale identità e contaminazione, elementi che hanno caratterizzato anche il repertorio offerto al pubblico in sala. Da Vivaldi alla suggestiva musica ebraica, dalle colonne sonore di Nino Rota e di Ennio Morricone alla musica di Astor Piazzolla. Obiettivo: promuovere un sentimento condiviso di identità culturale nella costruzione del futuro dell'Europa. Prossimo appuntamento giovedì 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, quando il direttore del Conservatorio Federico Rovini al pianoforte e il vice direttore Enrico Luti alla fisarmonica interpreteranno le musiche di Astor Piazzolla a ricordare l'importanza dell'uguaglianza di genere per una società del diritto, dell'equità e delle pari opportunità. Festa di carnevale ieri alla Spezia, oltre 300 bambini hanno preso parte al concorso per la mascherina più bella. Vediamo com'è andata nel servizio di Selene Ricco e Davide Morina. Successo per il carnevale spezzino in città. Due i cortei che partiti da Piazza Verdi e Piazza Brin si sono incontrati in Piazza Cavour, cuore pulsante della festa mascherata baciata dal sole. Ad accompagnare tanti bambini, oltre ai coriandoli alle stelle filanti, il cosiddetto re carnevale Maia e Battistone, i cui costumi sono stati realizzati dagli studenti dell'Istituto Einaudi Chiodo. Evento clou il concorso per eleggere le migliori mascherine, tantissimi i bambini che sono saliti sul palco portando allegria e originalità, oltre 300 i partecipanti. A trionfare è stata la spezzinità, vincitori assoluti per le categorie femminili e maschili sono infatti stati Adele, abile cuoca di muscoli, e Federico il muscolaio. Tra gli altri premiati, Margherita vestita da gallina, Andrea con focaccia e cappuccino, Eva travestita dalla regina Elisabetta, Christian come Michael Jackson, Edoardo la mummia e i piccoli interpreti di Spezialand. Durante la giornata è stata distribuita inoltre gratuitamente un'edizione speciale di Carnevale di Spezia Confidential ed erano infine presenti anche due mezzi storici di Assofitram visitati con entusiasmo da grandi e piccini. Ha contribuito alla riuscita della giornata anche il gruppo teatrale Più Motivi, che ha organizzato laboratori di trucca bimbi e giochi animazione per i più piccoli. Una bellissima festa che è riuscita davvero nell'intento di riportare tantissima gente spezzina e non solo in città per divertirsi ma anche per riscoprire proprio la storia e le origini antiche di questo carnevale. Sì, assolutamente, era stato chiuso tutto in un cassetto più di 20 anni fa senza capire il perché. La nostra tradizione, la nostra storia è uno dei carnevali più antichi del mondo, più antico di quello di Viareggio. Era un peccato non cogliere questa occasione, rilanciare il carnevale, fare festa per i nostri bambini e capire un po' che anche tante volte nella vita bisogna anche scherzare. Cosa ne pensate di questo carnevale? È bellissimo, organizzato molto bene, i bimbi si divertono e anche le famiglie. Vedo che ti chiami Giulia, ma ci dici da cosa sei vestita? Da Belle. E domani sera alle 20 e alle 22 uno speciale TG Zoom sulla giornata del carnevale spezzino. Anche Romito Magra avrà la sua festa, organizzarla l'associazione Vivo Romito, che dà appuntamento per domani alle 14.30 in piazza Tobagi di fronte alle scuole. Il pomeriggio sarà allietato da due pentolacce, una per i più grandi, una per i più piccoli. I bambini potranno partecipare a laboratori creativi per decorare e personalizzare le proprie maschere o farsi truccare da un'esperta, Trucca Bimbi. Ripartono le attività della Lega Italiana Sbandieratori, sodalizio che conta oltre 40 compagnie affiliate con più di 1500 iscritti in tutta Italia. Proprio in questi giorni si è aggiunto il gruppo storico Borgo e Valle di Levanto.
Tanti e importanti appuntamenti vedranno impegnati atleti, musici e istruttori già a partire dal Camp Lys in programma il 17-18 febbraio a Lucca per poi proseguire con la 37esima parata nazionale della bandiera, massima competizione sportiva che quest'anno si svolgerà a Fano nelle Marche. Quindi l'Under 18 che invece avrà luogo a Lucera in Puglia e la spettacolare parata storica a Montefalco in Umbria. Veniamo al basket, settima giornata di ritorno del campionato di C-Silver maschile, sorridono due squadre spezzine su tre con le vittorie di Tarros e Sarzana contro Pallacanestro Vado e Basket Pegli Genova, bianconeri che si rifanno dopo la sconfitta della settimana scorsa contro Chiavari, restano in scia alla capolista CUS offrendo una prestazione convincente con un ottimo Garibotto, top scorer della partita con 30 punti segnati. Salzana rialza la testa dopo la seconda vittoria consecutiva che risolleva una stagione fin qui abbastanza deficitaria, ma che con questi 4 punti in 2 gare dà ossigeno alla classifica, permettendo ai biancoverdi di stabilizzarsi a quota 12 in coabitazione con Chiavari. Follo che affonda ancora contro i diretti avversari dell'Ardita, i quali allungano di 6 punti appunto sui follesi bloccati in fondo alla classifica. Nel prossimo turno Tarros Tiguglio e Sarzana Ospedaletti, mentre Follo giocherà sul campo del Chiavari. Sul fronte femminile della A2, Carispezia Cestistica Spezzina ferma i box per questo turno dopo la convocazione della nazionale portoghese di Lavinia da Silva per le qualificazioni ad Eurobasket 2019, rinviata perciò al 24 febbraio, la sfida con le Forlivensi della Tigers Rosa, ma prima ancora un turno di campionato sabato prossimo in casa in cui le bianconere sfideranno Infafeba Civitanova Marche. Appuntamento sul parquet di casa di Montepertico alle ore 18. Calcio, oggi in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti il centravanti aquilotto Francesco Forte, orgoglioso di far parte del gruppo, già proiettato sulla sfida di sabato a Novara. Ma sicuramente il calcio, no, come diciamo sempre, è deciso dagli episodi. Purtroppo siamo andati in svantaggio in casa subito all'inizio e quindi è chiaro che la gara si è messa in salita. Però poi dopo ci sono stati il resto dei minuti che secondo me abbiamo dominato la gara sotto tutti i punti di vista e secondo me il pareggio ci va anche stretto. Com'è andata in area a fine partita, insomma, verso il finale della partita? Quel fallo, c'era o non c'era? Tutti dicono che c'era, noi l'abbiamo visto. L'arbitro no, e tu cosa hai sentito? Raccontami un po' l'azione. Io ho sentito che mi ha alzato per l'aria perché ho visto la palla di Granoci che rimbalzava in area di rigore. La prima cosa che mi è venuta in mente è di arrivare in anticipo. Poi sono arrivato in anticipo e ho preso prima io la palla, lui mi ha calciato, quindi penso che più netto di così non poteva essere, però ecco, se l'arbitro ha visto così, le decisioni vanno rispettate, ormai è una decisione che è stata presa e quindi bisogna pensare a Novara senza portarsi dietro rammarico o niente, quindi secondo me era rigore, poi l'arbitro fa il suo lavoro e ha deciso così, va rispettato. Io dico sempre che i cavalli si vedono all'arrivo, quindi devo sempre cercare e pensare di migliorare e di fare sempre meglio, quindi non me la sento di dare un voto a metà stagione, non ha senso. Però ecco, sono contento del percorso che sto facendo e della fiducia che ho da parte della società e dei compagni e continuerò a cercare di dimostrare di poter dare una mano. Non nascondo che qui mi trovo bene e che c'è sintonia anche con la società e quindi spero di dimostrare che possono investire su di me e posso continuare qui. Il Novara è un'ottima squadra, ma lo siamo anche noi, quindi dobbiamo preparare le partite come lo abbiamo sempre fatto e andare lì e fare la partita con la nostra solita determinazione e cattiveria che ci hanno portato tanti punti fino adesso. Tra poco in onda proviamoci a lunedì, noi intanto vediamo le previsioni del tempo per domani, quando una debole perturbazione da nord lambirà la regione mantenendo temperature rigide nell'interno con addensamenti nuvolosi sul Levante, soprattutto in serata, per un debole richiamo di flussi umidi meridionali. Venti in prevalenza moderati rafficati dai quadranti settentrionali, dal pomeriggio in rotazione da sud-ovest. Mare mosso in temporaneo calo e temperature comprese fra 3 e 9 gradi.
È tutto, grazie per aver seguito, appuntamento alle prossime edizioni del TLS Giornale, arrivederci.